Bentornati a Cotto a Puntino, le ricette di Olga. Anche in questa puntata ad ospitarci è il salotto di Maria Rina al Ghiottone. Per una nuova ricetta, cosa ci proponi oggi, Maria? L'altra volta abbiamo fatto un primo piatto, invece oggi concludiamo, lasciamo in mezzo il piatto di mezzo, il secondo, concludiamo con un dolce. Ah, perfetto. E di che dolce si tratta? Il mio cannolo cilentano. Il mio veramente? Sì, perché il cannolo cilentano classicamente è quello fatto con le due creme, crema bianca e crema al cioccolato. Al cioccolato, sì. Invece il tuo ha una particolarità. Non è che ha una particolarità, è nato perché volutamente per dare innanzitutto, promuovere la nostra... La nostra ricotta fatta con latte di capra, la capra cilentana. E questo è nato per un percorso enogastronomico. È stato il 2006 che abbiamo fatto un progetto con la Regione Campania. È stato presentato a Berlino, dove c'era questo percorso enogastronomico con la cucina pompeiana antica, la cucina amalfitana e la cucina cilentana. La cucina cilentana mi è stato dato questo compito di preparare sia il prodotto sia, diciamo, gli ingredienti dovevano essere nati e cresciuti e coltivati nel Cilento. Quindi è stato stilato un menù, è stato registrato alla Coldiretti e alla Camera di Commercio, perché dovevano essere i prodotti tipici del posto e anche le ricette. Quindi tu ci hai dato già un'anticipazione: in questo cannolo cilentano c'è la ricotta di capra. La capra e quali cilentana. Sono gli altri ingredienti? Ingredienti: c'è il miele di castagno, oppure il miele nostro, diciamo, che troviamo, profumi, quello di acacia, cioè quello che in effetti io non faccio differenza, quello di castagno è un pochettino più forte, quindi mi riesce a dare il sapore che si sente del miele. Quello di acacia, che metto anche sopra delicatamente, è molto più tenero. E poi ho abbinato, invece di mettere i canditi come li mettono in Sicilia, ho abbinato il fico bianco del Cilento. Quindi tutto della nostra terra. Il cannolo cilentano di Maria Rina è da provare. Qual è la prima cosa che facciamo componiamo questo cannolo cilentano? Bisogna stendere la pasta e poi fare con le cannule che vengono... Poi dopo fritte, dopo si fa l'impasto. La pasta deve essere tirata sottile. Bene. Questo cannolo... La diversità degli altri cannoli che fanno nel Cilento è proprio la pasta sottilissima di Maria Rina, sì. La cui ricetta è segretissima, oggi non la daremo sicuro. La tengo conservata, è registrato comunque. Ah, e allora su questa mi dispiace, cari telespettatori, ma non la saprete. Ecco qua. Adesso spegniamo la macchina. Maria Cristina mi taglierà i cannoli. Maria Cristina è un mio aiuto. Nel frattempo io accendo il gas con l'olio. Ok, con l'olio. Rigorosamente che olio utilizzi, Maria Rina? Allora, lo dico, l'olio d'oliva extravergine, la frittura io non la faccio. Lo faccio con olio di girasole. Ok. Maria, per ritornare a Berlino, ci stavi raccontando di questa tua esperienza, di come è nata l'idea del cannolo cilentano. Perché bisognava portare dei dolci tipici nostri, diciamo, del Cilento. Però per una serata di gala, i dolci che noi facciamo, e sono quelli antichi, sono tutti, diciamo, a base più che altro biscotti. Cioè tra
il scauratelle. Le scauratelle no, le scauratelle sono quella, la zeppola che usiamo a Natale, però ci sono i mustaccioli che chiamano a Tor Orsaia. Ci sono altri biscottini che fanno a Rocca Gloriosa. Sì, i torroncini degli sposi. Esatto. Ci sono anche quei dolci biscotti. A Sicilia si usa la pizza ruce. Nasprati, no, la pizza ruce poi, che è un pan di Spagna, è usata un po' dappertutto, nel basso Cilento. E i graffaioli, si parla di biscotti. Esatto, però... Per un evento di oltre 500 persone io mi resi conto che non avevo la possibilità di fare tanti pan di Spagna con la crema e bagnata con il vermouth. È famosa la pizza ruce perché prima non c'erano altri liquori, c'era il vermouth. Quindi veniva bagnata così e poi col naspro e i convettini, i diavolini. Sì. Però io non la cambio con nessun dolce, ve lo dico. È buonissima. E quindi siccome io... prima di presentare il cannolo cilentano, nel mio ristorante usavo sempre la stessa pasta, sempre lo stesso ingrediente, li chiamavo cannoncini con ricotta di capra. Giustamente per me è stato un modo di promuovere il Cilento, con sia per mettere in evidenza la nostra capra cilentana e il suo prodotto. Perché c'erano anche i formaggi, il formaggio caprino, il cacio ricotta, che erano nella lista quando ho fatto il menù. Per esempio abbiamo fatto i cavatiet con cacio ricotta e tante altre cose. Quindi quando ho presentato, il presidente della Coldiretti mi ha guardato in faccia e mi ha detto: signora, ma io so che esistono solo i cannoli siciliani. Ebbene, la mia risposta è stata: dico, presidente, forse lei nella nostra zona, nel Cilento, non è mai venuto e quindi non li conosce, quindi sarà un modo per farli assaggiare e per fare la promozione di questo dolce. Quindi questa è stata la storia del cannolo. E ha avuto un grande successo. Ancora se ne parla. Ancora se ne parla. Sì, sia a Berlino che nel nostro territorio. Poi. Beh, ho dato, diciamo, l'input di fare qualcosa di nostro. Lo fanno anche gli altri, non è che lo faccio solo io, però lo devo dire, l'idea è stata la mia. Poi è diventato patrimonio anche... Patrimonio cilentano. Va bene così, è bello che si facciano le cose e vanno un po' distribuite. Bene. Adesso vediamo se l'olio è pronto, ritorniamo alla ricetta. Sento l'odore che è pronto, mi avete distratto un po'. Vabbè, capita, poi quando si chiacchiera. E adesso... Allora, Maria Cristi, falli tu che tu li fai sempre, dai. Ok. E li lasciamo friggere. Fin quando sono diventati un po' dorati? Sì, certo. Ed ecco che adesso scoliamo i cannoli. Fate attenzione, mi raccomando, non fateli fare i bambini, come si suol dire in determinate trasmissioni. Scottano perché un po'. Adesso sono un po' caldi e quindi è ecco pericoloso. Qua, è ecco pericoloso, qua. Sì. Ok. Allora, adesso andiamo all'altra parte finale. Abbiamo fatto vedere in che modo vengono fatti e adesso andiamo a riempirli. Ok. Allora, come abbiamo li riempiamo? Già... Abbiamo già tutto pronto qui nel piatto. Sì, sì, sì. Partiamo dalla farcia, che allora, è solo ricotta di capra. Ricotta di capra, sì, solo di capra. Solo, non c'è aggiunta di zucchero. Certo. Aromi. Ok, certo. Okay, era questo volevi intendere. Sì, certo. Sì, sottinteso. Allora, c'è ricotta, zucchero a percentuale. Ok. Poi un po' di miele. E nient'altro, mentre poi invece le addobbiamo con il fico bianco del Cilento e le mie scorzette d'arancia. Quindi queste non vanno all'interno, no. Vanno solo a decorare. Sì, per addobbo, sì. Che facciamo? Riempiamo? Sì. Allora. Quanto tempo devono stare poi prima di essere serviti?
Allora, questo proprio perché la sfoglia è molto fragile, perché è questa la diversità degli altri cannoli. Io non riesco a prepararli tanto tempo prima, perché sennò poi con l'umidità della ricotta si ammorbidisce troppo. Sì, diventa. Quindi li possiamo preparare e servire contemporaneamente? Sì, noi li prepariamo quando c'è la richiesta a tavola. Non è che li preparo prima, mai. Non mai. Ecco qua. Perciò delle volte quando si attende che arrivi il piatto in sala, ci sono i motivi, semplicemente che si sta preparando. A parte, mamma quanto tempo. Allora, io penso che innanzitutto quando si va al ristorante ci vuole anche la pazienza. Allora, anzi, ve lo dico con tutta sincerità, quando vi arriva un piatto subito, appena ordinato, tenete presente che l'hanno messo nel microonde e l'hanno riscaldato. Ok. Quindi anche questo vi deve far pensare. Ok? Poi mi piace aggiungere un poco di zucchero a velo. Scusatemi, questo colino non è un granché. Ok? Ma l'idea la dà lo stesso. L'idea è quella, infatti. Sì. Ecco qua. Questo è il mio ricordo cannolo. Un po' il Cervati imbiancato. Dici? Ecco, guarda. Non ci avevo, e ritorniamo mai, non al cilento. Non ci avevo mai pensato, quindi rappresenta qualcosa comunque, va bene. Sì, rappresenta il cilento. Va bene. Bene. Anche in questa puntata siamo arrivati al termine. Vi salutiamo sempre ricordandovi di seguirci sulla nostra pagina Facebook Cotta.le ricette di Olga, sui nostri canali YouTube, Trekking TV e Golfo Network, dove trovate tutte le nostre puntate, sia le prossime, sia le future che quelle precedenti. E vi ricordo anche che potete scriverci sempre sulla nostra pagina Facebook e dirci le vostre ricette, dei suggerimenti, oppure se volete venire a cucinare nella cucina di Cotta Puntino, siete i nostri ospiti. E concludiamo questa puntata, infine, Olga, come? Noi concludiamo la puntata innanzitutto ringraziando Maria e Maria Cristina. Maria, che ci ha ospitato nella sua cucina e per averci raccontato e fatto vedere la storia di questo cannolo cilentano. Vi invitiamo anche a venire al ristorante di Maria Il Ghiottone a Policastro Bussentino ad assaggiare questi deliziosi cannoli. E a conclusione vi ricordiamo quello che vi ricordiamo sempre, cioè diffidate dalle imitazioni.